Never Lies. Allora, Pier, mi va di condividere una passione che avevo, che è questa qui, Zagor, 300 lire, numero 49, pubblicazione giugno 1974. Zagor Tenai era il mio eroe di quando io ero piccolo. Mi hanno regalato tempo fa questo numero, che era l'ultimo, mi ricordo, l'ultimo numero che mi mancava per finire la collezione di Zagor. Zagor e l'uomo. Intanto, quando ero piccino, che andavo fuori il pomeriggio dopo la scuola, spesso e volentieri andavo vestito così. Avevo questa magliettina col segno di Zagor, smanicata, e te non sai la cosa bella, Pierlo. Vedi che Zagor c'ha il suo tomahawk. Però una volta, mentre scherzando e ridendo, vestito da Zagor, nei giardini lì di Piazza della Costa a Firenze, sud dove andavo io, zagoreggiavo per i giardini, e partita la pietra e ha preso un bambino pieno nel viso. Zagor! Fa ridere. Il bambino, dopo che si è ripreso, ovviamente, perché l'ho steso, è andato dalla mamma, la quale mamma è venuta da me e a forza di scapaccioni mi ha portato a casa mia, dove c'era mia mamma e mio babbo, che ignari di tutto come sempre, si vedono arrivare questo bambino frantumato con la mamma incazzata e io un po' spaesato, come per dire ora ne figlio delle altre. Prima ancora di spiegare cosa fosse successo, ovvero che io avevo visto Zagor, che mi piaceva Zagor, che era il mio eroe, eccetera, 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 mi arrivarono una sequenza di calcagnate e zuppe tra capo e collo, dopodiché chiesero alla signora cosa fosse successo. E la signora disse che praticamente avevo tirato un colpo d'accetta al figlio. In realtà io avevo fatto così, Zagor, pieno nel viso. E quindi l'avevo seccato. Da lì venne fuori questo nomignolo, vabbè, l'uomo lupo, il lupo mannaro, e allora da lì i miei amici mi chiamarono Mannarano invece Mangiarano. Mannarano si era già detto. Molti sicuramente leggevano Tex. Tex era, diciamo, il Despacito di quei tempi. Zagor invece era la Tex